Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano, e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano, e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Perciò, se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso. Ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra? Parola del Signore. Dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Continua per noi la lettura in questi capitoli di Matteo, dove l'Evangelista ha raccolto gli insegnamenti di Gesù. In particolare, il brano di oggi ci mette in guardia da una tentazione che è sempre ricorrente nella vita di ciascuno di noi: trovare la nostra sicurezza nei beni materiali, accumulandoli anche oltre il necessario e a volte oltre il superfluo. Noi cristiani sappiamo che siamo di passaggio su questa terra e che la nostra patria definitiva è il cielo. Tuttavia spesso ci comportiamo come se non lo sapessimo e succede anche che per la mania di accumulare non sappiamo gustare nemmeno quello che già abbiamo. Gesù ci invita a riflettere e a scegliere. Se io ho più del necessario e vedo una persona che va avanti a stento, come mi comporto? L'occhio è lo specchio dell'anima, dice un proverbio. Effettivamente uno sguardo trasparente e luminoso è segno di semplicità e di bontà. È così che ci vuole Gesù.